Da Radio Roma, la radio dei VIP, incontri, colloqui, interviste ai maggiori esponenti del mondo dello spettacolo, in un programma esclusivo di Antonello De Pierro, con la regia di Sandro Alessi. Buonasera, buonasera amici radioascoltatori e un bentrovati su Radio Roma su 103.9 eh, in questo sabato 24 febbraio 2007. E vi aspettavate chiaramente la voce suadente, soave eh, della bella e brava Valeria Arnaldi. Invece questa sera avete questa sorpresa dalle ore 16, appunto, ecco qui in diretta dopo tanti mesi. Eh, sono io, appunto, Antonio Rodepierro. Un saluto a tutti voi e grazie per esservi sintonizzati qui su Radio Roma come ho sempre detto e lo ripeto ancora questa volta, in questa occasione eh, grazie perché le, mh, siete voi la parte principale di questa eh, trasmissione di, perché ogni, in ogni forma di spettacolo il pubblico eh, è la parte più importante perché eh, senza del pubblico qualsiasi forma non avrebbe motivo di esistere e torniamo perciò ar, ancora a sentirci appunto su questa nel Romano, appunto si ripeto su 103.9 di Radio Roma con una nuova puntata una puntata, iniziamo questa, questo un, questo ciclo di trasmissioni appunto eh, condotte dal sottoscritto e eh, che Praticamente poi sarò, qualche volta vi lascerò lo stesso con Valeria, lo so ve avete abituati, lo so questo, Valeria, Valeria Stallina saluto. Innanzitutto vado a salutare dall'altra parte del vetro, ormai una colonna portante appunto di questa trasmissione, il Max Giurastante appunto alla, in cabina di regia e naturalmente il nostro editore, il dottor Alessandro Malatesta, che eh, da 30 anni ormai eh, compie sforzi in mani appunto per poter portare avanti eh, questa radio che ormai è una, fa parte della storia appunto delle e infatti, proprio giorni fa stavo sfogliando un libro che è stato scritto su, proprio sulle radio e, appunto, Radio Roma aveva una parte molto importante, una parte principale. E comunque, eccoci, oggi parleremo di, eh, di salute di medicina e tantissimi eh, sicuramente che sono di voi che siete all'ascolto eh, soffrono di, eh, soff di problemi alla schiena e alla colonna vertebrale e adesso tutti quanti dicono ah, sì sicuramente sì ho questo doloretto tutto quanto e spesso non si sa cosa fare perché uno si trova la mattina il col colpo della strega però spesso questo colpo della strega non è una, un fatto così eh, sporadico, ma sicuramente eh, implica un uh, coinvolgimento meccanico appunto, della colonna. Eh, però spesso passa con gli antifiammatori, si va avanti, si va avanti fino a quando non succede nuovamente, e poi a lungo andare si rischia forse di eh, compromettere poi in maniera irreversibile questa colonna. Quando invece, magari con delle piccole, ehm, degli piccoli accorgimenti, appunto posturali, forse sarebbe potuto intervenire prima e ri, mh, in qualche modo rimediare e scongiurare il, quello che magari potrà essere un uh, problema poi invalidante in futuro. E oggi, proprio in, uh, in questa occasione, appunto, ho pensato di invitare. Un, uh, un ospite, un ospite tra l'altro molto autorevole, appunto, in materia, eh, un fisiatra che eh, è, è, fa parte appunto di una struttura molto importante, fondamentale, appunto, per quanto riguarda questo tipo di patologie, che è il Centro Paraplegici di Ostia. E il dottor Stefano Finucci. Eh, che saluto qui alla mia destra. Grazie. Benvenuto benvenuto a Radio Roma. Grazie. E prima poi avremo dei collegamenti eh, più tardi con eh, Eleonora Vallone che tra l'altro eh, si occupa tantissimi anni, eh, can, eh, conduttrice e giornalista, anche una collega tra l'altro, eh, che si occupa tanti anni di gym, nuoto, appunto, ginnastica in acqua e vedremo poi i benefici appunto, che può portare anche insieme al dottor Finucci eh, questo tipo di, eh, di attività. E poi ci sono tanti parlano appunto della danza del ventre, che a volte può essere eh, consigliata o sconsigliata a seconda dei casi poi. E avremo eh, Tiziana, la dottoressa Tiziana Manenti, appunto, che è un medico, eh, oltre ad essere chiaramente una bravissima insegnante di eh, danza del ventre, che però fa per hobby, però insegna da tantissimi anni. Poi, una, poi ne parleremo con lei. E io però prima di entrare nel vivo della trasmissione, mi fermerei un attimo per eh, innanzitutto eh, proporvi una proposta per un, uno stacco musicale. Radio Roma, al centro delle tue emozioni. Radio Roma, al centro delle tue emozioni. Ed eccoci nuovamente in studio dopo questa bellissima canzone di Luca Carboni, appunto Silvia lo sai, e più la nostra pubblicità, chiaramente, perché eh, dobbiamo sopravvivere qui, chiaramente, a Radio Roma. E torniamo ancora appunto in studio e, e entriamo proprio nel vivo della trasmissione di questo, del problema, appunto, che affligge tantissime persone, penso eh, come com casistica, penso che sarà. Cioè, non... Adesso lo facciamo quantificare al nostro eh, dottor Stefano Finucci, appunto. Comunque, cominciamo a parlare col dottor Finucci. Innanzitutto, eh, proprio partiamo dalla dai consigli per l'uso proprio, mettiamola così la, uno si alza una mattina non ha mai sofferto di mal di schiena a un certo punto, a parte la, il piccolo acciacchetto, so, penso che anche a dieci anni si abbia, penso no, e resta bloccato con la schiena. Cos'è successo? Allora, eh, normalmente c'è da dire che eh, l'individuo che ha, ha dolore alla schiena la prima volta ha già avuto in precedenza dei piccoli sintomi, diciamo che hanno indicato una sofferenza in quella sede particolare in sede lombosacrale cosa è successo? Normalmente il mal di schiena è dovuto a due fenomeni importanti o un dolore che è di natura eh, prettamente muscolare oppure un dolore di tipo scheletrico cioè ci cioè, può essere stata una lesione discale che ha interessato appunto eh, la corona vertebrale in genere in sede lombosacrale, soprattutto gli ultimi dischi intervertebrali L5-S1 si chiama cioè, l'ultima vertebra lombare, la prima vertebra sacrale, in genere più frequentemente sono quelli più interessati, questi ultimi dischi, e si è stata una compressione sul nervo, per cui da qua ne deriva un dolore e una contrattura muscolare importante. E questo per quanto riguarda, però potrebbe anche non esserci un'implicazione del nervo, del, cioè, del, no, più che del nervo del disco, dal punto di vista scritto, soltanto magari uno strappo normale che viene curato e poi non dà più problemi per sé? Certamente, questa è una condizione anche molto frequente, infatti diciamo è necessario certamente fare delle indagini radiologiche, anche piuttosto semplici, per verificare qual è il problema di base, non è detto che sia un problema discale, può essere un discorso tanto muscolare, muscolo scheletrico In questo caso bisogna fare uno studio posturale per verificare bene qual è il problema alla base del dolore. E come praticamente uno, uno si trova questo mal di schiena, eh, cosa deve fare praticamente? Allora, innanzitutto rivolgersi a uno specialista, possibilmente un fisiatra, e, e fare uno studio della. Questo, cosa... magari successivamente, però proprio nel momento acuto, se resta bloccato, chiama il medico curante, eh, la prima cosa che fa, sicuramente, pure. Come, come, cede, come deve muoversi? Allora innanzitutto, innanzitutto eh, nelle prime fasi diciamo che eh, deve comprendere bene il paziente se si tratta di un dolore che se non ha mai avuto un dolore di questo tipo deve consultare un medico in ogni caso per comprendere se si tratta veramente di un mal di schiena e farsi visitare più rapidamente possibile se è un dolore che già conosce in precedenza in questo caso può prendere alcuni farmaci soprattutto dei farmaci che tolgano il dolore ma che non abbiano un'azione lesiva nei confronti dell'apparato gastroenterio questo è un errore che si fa frequentemente e conviene sottolineare appunto questo aspetto Ecco, mh, poniamo diciamo, l'accento su uh, questo discorso farmacologico perché spesso si abusa uh, dei farmaci, ma i farmaci a volte uh, risolvono una cosa, poi magari danno dei problemi poi in, altri, uh, in altre mh, parti del nostro corpo, certo. chiaramente. E poi c'è anche il discorso che si abusa del farmaco, però il farmaco non sempre poi risolve il problema, lo risolve a livello sintomatologico, però se c'è un problema meccanico poi eh, si ripresenta magari anche in forma più acuta sicuramente. Infatti ecco, eh, diciamo che l'approccio la, migliore potrebbe essere quello di risolvere temporaneamente con un farmaco la parte iniziale, per dar luogo poi a uno studio che permetta successivamente di non far uso più di farmaci, antiorifici, antifiammatori comunque, fare uno studio accurato della posturale e intervenire appunto meccanicamente sull'organismo per far sì che... Questo problema poi si possa ripresentare nel futuro, diciamo in misura nettamente inferiore, fino a scomparire addirittura, come avviene anche frequentemente per chi è che fa degli esercizi corretti di riduzione posturale individuale. E lei che farmaci prescrive generalmente? Cioè, um, perché sono le, diciamo, gas, farmaci non, uh, les, eh, non lessivi, per quanto riguarda, il uh, perciò non gastrolessivi, ma uh, diciamo perché generalmente uno dice: Ah, oh, il Maldeschiene prendo l'Aulin. Io so che nei mesolite forse è la cosa più. Allora cioè, sì. Come PGPT Attivo dell'Aulin e di, di, altri... sì, sì. di altri farmaci, sì. e, diciamo, ecco, senza fare nomi diciamo, commerciali, certo. è opportuno dire che esistono le linee guida eh, di varie nazioni, compresa quella nostra, linee guida americane, eccetera, che uno può consultare e si nota appunto come il farmaco di maggior utilizzo che viene considerato nella forma di lombalgia acuta è certamente il paracetamolo, che è un farmaco che non ha un effetto di gastrolesività ma invece ha un effetto eh, diciamo, sicuramente efficace dal punto di vista del dolore che ci interessa maggiormente perché poi il dolore scotena altre contratture muscolari che possono essere altrettanto dolorose. Tra l'altro c'è un problema chiaramente poi di dosaggio di questo farmaco, questo deve essere chiaramente monitorato da un medico, però diciamo il farmaco di prima scelta da questo punto di vista viene considerato certamente il paracetamolo che eh, sicuramente ha un'azione una una, un risolutiva, diciamo, a livello almeno dolorifico, sintomatologico. È